like, tutto ciò che piace. Potrebbe essere brevettabile. Il marchio Margaux & Brad è garanzia di successo, riconoscimenti e suggestioni virali. Protagonisti di Babylon, candidato a 3 Oscar nella serata evento di domenica prossima a Los Angeles, catalizzano attenzione e indiscrezioni globali. La moda donna del prossimo inverno è già realtà sensuale sulle passerelle della Milano Fashion Week. E mentre le nuove generazioni si muovono sulle orme di un passato di artigianalità che punta al futuro, la morbidezza diventa fascino nei tessuti avvolgenti come il jersey. 40 anni di eccellenza made in Italy. Pamela Anderson, icona anni 90, protagonista della prima violazione in rete della privacy più intima, oggi è interprete consapevole di una nuova versione di sé, raccontata da serie TV e documentari che ripercorrono un'epoca e restituiscono nuove verità. Nella nuvola che condensa il fascino maschile si percepisce una fragranza. Tratteggia il carattere e propone nuovi codici di comunicazione in chiave contemporanea. Una colonia inconfondibile e ultracentenaria diventa linguaggio delle nuove generazioni. Lui, quasi sessantenne e sempre irrimediabilmente affascinante. Lei, splendida trentenne, selvaggia bellezza australiana. Insieme sono la coppia più bella di Hollywood, Brad Pitt e Margot Robbie. Se avessi soldi li spenderei solo per divertirmi, capisci? Non per cose noiose come le tasse. Voglio solo che tutti facciano sempre festa. Quando arrivai a Los Angeles c'era scritto su tutte le porte vietato l'ingresso a cani e attori. Com'è cambiato? Insieme in Babylon ipnotizzano. È l'ultimo set in coppia. 3 nomination agli Oscar della prossima settimana. Migliore sceneggiatura, costumi e colonna sonora. Un film che, nelle parole del regista Damien Chazelle, statuetta d'oro per La La Land, ricostruisce con un impianto maestoso il periodo del film muto a inizio Novecento. Ho lavorato a questo film per quasi 15 anni e volevo mostrare che cosa succedeva a quell'epoca, gli eccessi che si vivevano, i party, qualcosa che non ti aspetti nel 1920. Non ti preoccupare, la macchina non è mia. Insieme hanno già recitato in altre 2 pellicole premiate nella serata più importante del cinema, La Grande Scommessa e C'era una volta a Hollywood, premi Oscar per l'uomo più desiderato al mondo. Ottime premesse anche per Babylon, soprattutto dopo l'esternazione di Margot, che ha confessato di aver rubato a Brad un bacio fuori copione. Difficile biasimarla. Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo ridefinire lo stile. Mettere a fuoco quei sogni, imprimerli nella storia, alzare lo sguardo e dire: evviva! Io non sono solo. Nonostante l'esuberanza sul set, Margot risulta solidamente legata a Tom Ackerley, aiuto regista inglese sposato nel 2016, per il quale ha deciso di lasciare New York e trasferirsi a Londra. Situazione sentimentale stabile anche per Brad Pitt, che ormai da qualche mese si affianca a Inés de Ramón, giovane creatrice di gioielli. Da New York, dove sta girando un thriller con George Clooney, le ha fatto recapitare un modesto mazzo di fiori per San Valentino, ma sembra che sia già arrivata la presentazione ufficiale ad alcuni dei 6 figli. E se son fiori? Sensualità e sartorialità. Si racchiude in 2 parole la nuova edizione di Milano Fashion Week appena conclusa e dedicata alle collezioni femminili per il prossimo inverno. 6 giorni di calendario serratissimo e grande energia per una delle edizioni più importanti e riuscite della città che si veste di moda, grazie anche ai suoi grandi protagonisti. Miuccia Prada e Raf Simons tra questi. L'erotismo e l'austerità di certe uniformi da infermiera si addolciscono nelle candide gonne anche a ruota decorate e indossate con i golfini grigi che fanno tanto miuccia. I fiori romantici e le foglie, pensando agli origami giapponesi, decoro di accessori, borse e scarpe, ma anche del set di sfilata che cambia la prospettiva alzando e abbassando il soffitto. I tailleur dei blazer maschili oversize in morbida pelle, la linea sottile di certi capi, come i Montgomery, uno stilema per Prada, e per il più puro stile meneghino, ma dal cuore tenero, come raccontano le note del valzer di Tchaikovsky. È
uniscono tutti insieme alla fine dello show i designers dell'ufficio stile Gucci, aspettando Sabato De Sarno, il nuovo direttore creativo che succede ad Alessandro Michele e atteso al suo debutto il prossimo settembre. Sono tutti loro, coralmente, a firmare una collezione che rilegge i simboli e i segni prodotti in oltre 100 anni di storia del brand. Dalla seduzione dei capi di Tom Ford alla libertà creativa di Alessandro Michele, le mitiche e iconiche borse, a spalla o a mano, sfila un riassunto e una rilettura in attesa del restart. Il camelocracy per me, tutto quello che appartiene al mio Camelandia, che è proprio il mondo Max Mara, e il camelocracy per me vuol dire quel fascia di donna che è esigente, intelligente, ambiziosa, quel donna che non si ferma a niente, che vuole proprio arrivare. Donne di carattere anche nello stile, quelle cui guarda Ian Griffith per Max Mara, che firma una delle migliori collezioni di stagione. Tra cappotti avvolgenti, il grande bestseller della casa di Reggio Emilia, abiti in velluto anche con strascico e gonne panier. Pensando al secolo dei lumi e a Émilie du Châtelet, matematica del Settecento e amante di Voltaire. E questa è stata la partenza per questa collezione che presenta dei tocchi del Settecento che danno al nostro guardaroba contemporanea un tocco di romanticismo quasi. Sensuale e super sartoriale in un ribaltamento dei cliché, sottolineato anche da quei golfini infilati al contrario e fermati da una spilla a forma di scorpione, è la nuova collezione numero 21 firmata da Alessandro Dell'Acqua, che si riconferma lo stilista di razza qual è. Gonne a vita bassa indossate con piccoli pull dallo scollo arrotondato, i tailleur in tessuto maschile dalle diverse proporzioni e indossati senza mai dimenticare un lungo filo di perle, gli abiti che svelano sotto vesti di chiffon, tutto rivela un languore e una seduttiva nonchalance pensando a Monica Vitti e Jean Moreau. Due film di Antonioni per me molto cari, Deserto Rosso e La Notte, due storie di incomunicabilità e di borghesia, medio borghesia, provincia italiana, quindi dove c'è la perfidia, dove c'è l'erotismo, dove c'è la vanità, dove c'è quello che a me piace, quelle, le cose nascoste sotto terra che però quando escono fuori sono più potenti di quelle che si vedono. La potenza sensuale di un gesto femminile e personale come quello del make-up e di un tocco di cipria, titolo della nuova collezione Giorgio Armani, presentata nell'intimità del suo teatrino. Le mille sfumature di un rosa impalpabile disegnano abiti lunghi e scivolati, indossati sotto piccoli gilet, pantaloni morbidi, frange che cadenzano il passo delle modelle. Rosa, che si accende nelle tonalità terra, bronzo, mandarino, si unisce al nero per la sera, una riga di cajal, un basco e ricami di cristallo sugli abiti in velluto. Firma inconfondibile del signor Armani e del suo infinito viaggio dentro la bellezza. Una community di ragazzi sempre in movimento, ovunque connessi, attenti alla moda e alla sostenibilità, ma anche alle grandi storie dei brands. È la generazione H a cui si rivolge Hogan con la sua nuova collezione per il prossimo inverno, presentata a Milano durante i giorni della Fashion Week. La Gen H, generazione H, che non è altro che la nostra comunità che racchiude le varie generazioni, giovani e non solo, perché il segreto e la forza di Hogan in questi 35 anni è raggruppare le varie generazioni. In questo caso i giovani, che sono il nostro presente e futuro, ci stiamo concentrando su di loro, sulla loro sensibilità nell'essere inclusivi, la sensibilità dell'ambiente, essere sempre connessi col digitale. Ecco, sono tutti questi progetti, sono ispirati molto a questo desiderio di questi giovani. Collezione in black and white con tocchi rock anni 80, epoca della nascita del marchio. Stile romantico ma soprattutto comfort chic, codice vero del brand e alla base del successo di calzature sneaker genderless dalla nuova estetica contemporanea. Non solo più sneaker, che sono le vecchie scarpe da tennis, come si chiamavano da ginnastica, quando Hogan è nato, che è stato il pioniere di tutto questo mondo, poi adesso invece la sneaker è così internazionale, quindi ci sono anche altri prodotti, diciamo fondi un po' più cittadini, ma sempre con lo spirito
della quotidianità che devi vivere tutto il giorno in un modo molto moderno e anche, perché no, molto comodo. Accanto alle calzature e accessori, anche i nuovi iconici pezzi passepartout di un abbigliamento che si fa lifestyle. La cifra stilistica libera e riconoscibile, come vuole il DNA della casa. L'eleganza rilassata a modo Hogan, vogliamo dirlo. È lo spirito Hogan. È sempre stato, però è sempre bene ribadirlo. Più che una sfilata, un vero racconto tutto al femminile fatto di stile, arte, forza e libertà, i migliori valori anche di un abito. Al Circolo Filologico di Milano, Martino Midali ribadisce il senso della sua moda inclusiva, democratica e versatile. Tra forme fluide, capi realizzati a telaio, chiffon e velluti lavorati alla stregua del jersey, il tessuto intelligente più amato dal designer, e impreziosito dai gioielli etnici di Barbara Cardamone. Non sono io che vesto le donne, ma sono le donne che interpretano il mio prodotto. Ecco, a me piace vestire l'anima della donna e renderla libera e fargli uscire la propria femminilità, ognuno alla sua maniera. Sulla passerella, aperta dalle note della soprano Silvia Colombini, non solo modelle, ma anche amiche del brand, come la giornalista Marina Moroni Malanca. Donne di carattere che hanno accompagnato i 40 anni di storia del designer, premiato quest'anno anche con l'Ambrogino d'Oro. È un lavoro questo che ti dà tanto e ti insegna anche tanto, cioè, ti insegna a osservare, ti insegna a guardare l'evoluzione della società, ti insegna tante cose, per cui è difficile staccarsi, certo, passano gli anni e mi piace sempre farlo, ecco. Public property. È stata la bagnina più famosa, costume intero rosso, tavoletta di salvataggio sotto il braccio e quella corsa rallentata lungo la spiaggia di Malibu che ha fatto sognare generazioni. Un documentario e una serie TV sono appena approdati sulle piattaforme globali, raccontando la storia di una donna che all'inizio degli anni 90 era considerata la più popolare al mondo e soprattutto l'incredibile vicenda del video privato con il marito Tommy Lee diventato di dominio pubblico. Non sono una damigella in pericolo. Mi sono messa in situazioni assurde. E poi sono sopravvissuta. È la stessa attrice canadese a raccontare la sua vita nel documentario Pamela, a Love Story, dalla casa sul lago in cui si è rifugiata. Serie drama, invece, in 8 puntate per ricostruire lo scandalo del video intimo, pare rubato da un operaio scontento, arrivato sul web nel 1997, primo caso globale di violazione della privacy sulla rete. È così intimo. È come se vedessimo qualcosa che non dovremmo vedere. Per questo è ancora più eccitante. Pam e Tommy è la versione fiction di una storia che ha fatto molto parlare, con versioni incredibili e contrastanti, oltre a una causa mai arrivata al verdetto. Di certo, la forza di Pamela Anderson, che si autodefinisce sopravvissuta, è ancora intatta. Lo scorso anno si è messa orgogliosamente in gioco recitando un musical a Broadway. Serve coraggio e devi usare quello che hai. Non si può essere eroi della propria storia. La riscoperta di un oggetto iconico e di stile, con un nuovo linguaggio e una nuova prospettiva. Samuel Ross, giovane designer inglese pluripremiato, artista creativo senza confini, interpreta l'evoluzione di un marchio made in Italy con più di 100 anni di storia. Acqua di Parma è nel DNA della cultura italiana, racconta Samuel.
la pulizia rigorosa dell'iconico flacone di Colonia è stata la tavolozza perfetta su cui gettare colori nitidi, forti e per sottolineare quanto sia diventata iconica, ridotta anche l'etichetta, in omaggio ad una forma inconfondibile. Una limited edition, 300 pezzi numerati, racconta l'esordio di una collaborazione con Ross che durerà 3 anni e che veste di contemporaneità una Colonia creata dalle origini ad oggi con la stessa fragranza di frutti d'oro. Il modernismo italiano getta un ponte creativo verso quello britannico e si traduce in un linguaggio nuovo nei colori e nel messaggio, rivolto ad un pubblico diverso, dai millennials e alla generazione Z, nella tradizione inimitabile delle linee Art Deco. È la cultura italiana che passa attraverso la fragranza, crea un legame che può durare e proiettarsi lontano verso il futuro. Cinema, moda Milano, Icons. Like, tutto ciò che piace. Like, tutto ciò che piace. Convivialità, risparmio e investimenti. Una bevanda antichissima, sempre più contemporanea. Nel passato rappresentava un momento di leggerezza, una pausa nella giornata. Oggi è diventata una presenza importante, un momento di convivialità anche a tavola. La birra. A Rimini, alla Beer and Food Attraction, è stata allestita una vetrina d'eccellenza che non ha solo raccolto i maggiori produttori, ma anche raccontato una nuova cucina, fatta di piatti prestigiosi preparati dai cuochi della Federazione Italiana, accoppiati proprio alla bevanda color oro. In Italia la birra è una bevanda da pasto. Oltre l'80-85% delle consumazioni di birra avviene durante i pasti. Questo perché gli italiani hanno adottato la birra nel tempo, l'hanno fatta crescere, hanno chiesto che ci fossero delle birre più particolari, più speciali, e i produttori di birra hanno usato la loro maestria e le loro eccellenze per creare un vero e proprio settore con una dinamica propria. Nel 1907 nasce a Milano l'Unione dei Fabbricanti di Birra, oggi Asso Birra. Raccoglie 40 aziende fra grandi, medi e piccoli birrifici insieme a 2 malterie che coprono il 92% della produzione nazionale, più di 118.000 lavoratori. Ambasciatrice della cultura che ruota intorno a questa bevanda dalle infinite declinazioni, nel 2016 ha fatto diventare la birra italiana prima in Europa per reputazione, un risultato inimmaginabile solo qualche anno fa. La birra è una bevanda leggera, la più consumata nel 2020. Basso grado alcolico, in linea con le abitudini degli italiani verso un consumo responsabile, ad oggi inferiore alla media europea. Un paese virtuoso e consapevole anche nella scelta, con grande attenzione alla qualità, al legame con il territorio e alla presenza di ingredienti naturali. Perché la birra è un elemento di socialità e gli italiani l'hanno, come dire, fatta propria, hanno fatto proprio il consumo della birra, specialmente nei mesi estivi, ma anche negli altri mesi, come elemento del loro stare insieme, della convivialità. Dopo un 2022 fortemente negativo sia per il settore azionario che per l'obbligazionario, il 2023 si è aperto con un forte recupero delle due principali classi di investimento, anche se lo scenario macroeconomico resta ricco di incognite, tra il permanere della guerra in Ucraina, l'inflazione elevata anche al di là del ribasso dei prezzi dell'energia e l'orientamento delle banche centrali, che hanno annunciato nuovi rialzi sul fronte dei tassi di interesse. Siamo in uno scenario tutt'altro che definito, ma gli ultimi indicatori ci dicono che probabilmente la frenata dell'economia sarà meno intensa e meno duratura di quanto stimato fino a qualche tempo fa. Anche sul fronte dei tassi il contesto è meno negativo, dato che gli spazi di ulteriore rialzo si sono ridotti notevolmente, alla luce di un'inflazione che, seppur su livelli elevati, sta ripiegando rispetto ai picchi raggiunti alla fine dello scorso anno.
In questo contesto le opportunità di investimento interessanti non mancano, anche se occorrono grandi competenze per effettuare scelte consapevoli. Con i tassi di interesse cresciuti rapidamente dall'inizio della scorsa estate, l'obbligazionario è tornato a offrire rendimenti come non si vedevano da diverso tempo. Anche se occorre prestare grande attenzione nell'approcciare questa classe di investimento, dato che sotto il cappello del reddito fisso rientrano settori molto diversi tra loro, quanto a rischiosità degli emittenti, aree geografiche, valute e affidabilità degli emittenti. Come sottolinea Gianluca Maione, Head of Intermediary Sales per l'Italia di Franklin Templeton. A meno di non voler acquistare un'obbligazione con l'obiettivo di tenerla fino alla scadenza, ci sono diverse variabili che possono influire sul suo rendimento, alcune legate all'emittente, altre invece più dipendenti dallo scenario generale. Per questo è preferibile approcciare il reddito fisso con una buona diversificazione e adottando un approccio flessibile, pronti a variare il peso delle varie componenti in base alle opportunità che di volta in volta si presentano. Peraltro la gestione attiva consente di governare la volatilità, che potrebbe restare elevata ancora per diverso tempo. L'esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che i cigni neri, vale a dire gli eventi imprevisti che possono impattare pesantemente sui valori degli asset finanziari, possono sempre essere dietro l'angolo. E questo fa emergere l'importanza delle competenze, decisive per adottare scelte tempestive e meditate, in grado di puntare a una valorizzazione del portafoglio nel tempo. Nonostante le numerose crisi che si sono susseguite dallo scoppio della pandemia in avanti, i mercati finanziari hanno mostrato da un lato grande resistenza e dall'altro capacità di proiettarsi verso nuovi massimi. Di certo oggi c'è una maggiore dispersione dei rendimenti rispetto al passato e non è sufficiente seguire le tendenze. Piuttosto è fondamentale effettuare una selezione rigorosa perché lo scenario cambia continuamente e le opportunità di oggi potrebbero non essere più tali domani. La consulenza è tornata a essere un tema centrale in materia di investimenti. Non che sia mai divenuta superflua, ma a fronte di mercati direzionali di solito si avverte meno la sua importanza, che invece torna a essere evidente in uno scenario articolato e di difficile lettura. Non si tratta solo di scegliere la soluzione di investimento più promettente, ma anche di calibrare il portafoglio in base ai propri obiettivi di vita a livello personale e familiare. Scegliere il consulente giusto può davvero fare la differenza nel corso del tempo. Infatti nessuno ha la sfera di cristallo per stimare con sufficiente approssimazione cosa avverrà tra qualche giorno o tra qualche settimana sui mercati finanziari. Ma se si investe in maniera consapevole e con metodo, affidandosi a professionisti qualificati, si può puntare a una crescita sostenibile del proprio patrimonio. Moda, design, tendenze e lifestyle. Like tutto ciò che piace. Vi dà appuntamento alla settimana prossima.